Dunque, la volta scorsa abbiamo fatto una piccolissima introduzione a quello che è lo studio dei minerali, finalizzato così allo studio che possiamo permetterci ognuno di noi ed eventualmente anche al riconoscimento nel caso ci capiti di andare in giro, raccogliere. Quindi una prima introduzione su quella che è la mineralogia, e oggi una conversazione, chiamata così, che è leggermente più complessa, anche se vedete che è cortissima, che si riesce a farla veramente in brevissimo tempo, legato al modo con cui si classificano i minerali, sia tenendo conto della loro doppia natura dovuta al fatto che hanno una composizione chimica e l'altra dal fatto che, essendo dei corpi solidi, sono costituiti essenzialmente da atomi che sono disposti nello spazio. E questa disposizione non è alla rinfusa, non è casuale, ma è ordinata, per cui ci saranno delle regole con cui questi atomi si dispongono nello spazio che aprono all'altra tipologia di classificazione, che è quella che viene chiamata classificazione cristallogenica. Poi ci concederemo nell'ultimo incontro una serie, insomma, di esposizioni un pochino più semplificate, forse anche più piacevoli. Ma per oggi cominciamo da qui e mi dovrete consentire di fare un piccolo richiamo a quello che ci siamo detti la scorsa settimana, ovvero a come si formano le rocce, e poiché le rocce, ricordate, sono costituite da una miscela di sostanze pure che si chiamano minerali. Il tipo di origine della roccia determina anche i minerali che in essa possiamo trovare. Quindi sostanzialmente possiamo far cominciare tutto da un magma, perché la nostra crosta terrestre, immaginiamola nel passato, 4 miliardi di anni fa, forse anche di più, era assolutamente allo stato fuso, quindi ha cominciato a solidificarsi, a creare questi corpi solidi magmatici superficiali che poi sono evoluti grazie ai movimenti interni della crosta, del mantello che crea queste placche che si muovono, si scontrano e nel muoversi e scontrarsi si chiamano dei fenomeni o di separazione di placche, quindi fuoriuscita di un nuovo magma, e quindi una manifestazione che può essere quella di un vulcano, in cui quello che esce si chiama lava, o di vere e proprie emissioni alla superficie di rocce fuse che si solidificano, che in generale sono chiamate rocce ignee. Dobbiamo pensare anche che questi magma, quindi questo materiale fuso, oltre a poter effluire alla superficie direttamente come materiale fuso, possa anche incontrare degli ostacoli, ad esempio porzioni di crosta terrestre che in qualche modo non permettono la fuoriuscita di queste lave. Allora, in questo caso, questi corpi fusi riescono a raggiungere la superficie senza traboccare, cioè senza essere emessi in modo vero e proprio. Ma nonostante questo, arrivano alla superficie e poi si raffredderanno, e quindi rimarranno all'interno della crosta terrestre, raffreddandosi, dando variate tipologie di rocce che abbiamo chiamato rocce ignee intrusive, che sarebbe. Qui c'è anche la possibilità di fare
sarebbe questa tipologia qui. Vedete? Una volta che si sono create queste rocce principali, tipologie di roccia principale, potranno cominciare a fare azione di agenti atmosferici, per questi la pioggia, il vento, e quindi portare una disgregazione dei materiali che costituiscono queste rocce, creare dei corpuscoli che possono essere trascinati dalle acque, per esempio in un bacino di un mare, sedimentare e diventare essi stessi delle rocce, perché alla sedimentazione seguirà un accumulo progressivo, un compattamento, una cementazione, e le rocce che quindi si formeranno, che derivavano in precedenza da altre tipologie, ma hanno avuto questa sedimentazione, si prendono il nome di rocce sedimentarie. Poi abbiamo incontrato il terzo tipo di roccia che possiamo immaginare derivi dal fatto che delle rocce preesistenti in qualche modo all'interno della crosta terrestre possono essere soggette a dei fenomeni di elevate pressioni o elevate temperature. Rocce che si scontrano l'una con l'altra, sicuramente al contatto andranno incontro ad alte pressioni. La pressione stessa può generare una trasformazione delle rocce. Quindi indurre nei minerali che sono contenuti nella roccia che va incontro a un'alta pressione o a un'alta temperatura, delle trasformazioni chimiche che stabilizzano alle nuove pressioni o alle nuove temperature nuovi minerali. Quindi questo tipo di fenomeno comporta una trasformazione di una roccia in un'altra. Trasformazione, in greco si dice metamorfosi, quindi le rocce che derivano dalla trasformazione di altre sono le rocce metamorfiche. Quindi sostanzialmente non abbiamo fatto conoscenza con i tre principali tipi di rocce che possiamo trovare sulla crosta terrestre, che sono le rocce ignee, suddivise in intrusive ed effusive, le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche. Ognuna di queste avrà al suo interno quell'insieme di minerali che corrispondono alla composizione, alla tipologia di elementi chimici che messo sono contenuti. Quindi il tipo di minerale che si trova dentro una roccia dipende da come questa si è formata o è evoluta. E queste sono le tre tipologie che dicevamo prima. Ricordiamoci che le rocce magmatiche a sua volta sono suddivise in intrusive ed effusive. E avevamo anche osservato che sulla crosta terrestre ci sono, al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare, poche rocce sedimentarie, no? Noi siamo abituati a dire sulle montagne, le montagne si disgregano, tutto va a valle, crea delle rocce sedimentarie, tutto il mondo è pieno di queste rocce. Non è vero, perché in realtà la maggior parte delle rocce sono di tipo igneo e tra l'altro intrusive, un 25% sono intrusive, ma una buona fetta, un 27%, sono rocce che hanno subito queste trasformazioni, questo metamorfismo. E quindi a seconda di ciò che gli è successo, si avrà la formazione di minerali per vari tipi di fenomeni fisici avvenuti nelle rocce che li contengono. Quindi potremo avere la cosa più semplice da pensare, che una roccia ignea, quindi derivante da un fuso, sia che questa raggiunga la superficie, sia quindi effusiva, o che solidifica al di sotto di uno strato di rocce preesistenti, essendo fusa all'inizio, genererà al proprio interno dei minerali che si stabilizzano via via che raffredda e quindi cristallizzano. Quindi ci sarà
un tipo di minerali che si formano per cristallizzazione dai corpi viventi, cioè da corpi. Poi ci saranno i minerali che si formano nei processi metamorfici, e poi tutta quella serie di tipologie di fenomeni che possiamo immaginare, soluzioni e acquose, queste brine vuol dire a salamoia, in inglese, quindi acque ricche di sali che circolano all'interno delle rocce e che contenendo dei sali, quindi certi elementi chimici, potranno o per trasformazioni, per raffreddamento, per esempio, o variazioni di alcune condizioni come il pH o il contenuto di alcuni gas, stabilizzare e indurre la formazione di certe sostanze, per esempio quelli che si chiamano i precipitati termali, o, come l'altro caso, la formazione di minerali che si formano proprio durante la formazione delle rocce sedimentari, cioè quella che viene chiamata diagenesi, che è la compattazione e cementazione che dà luogo ai sedimenti che poi diventano rocce sedimentari. Altri tipi saranno quelle delle sublimazioni da gas vulcanici. Immaginiamoci in una zona dove ci sono delle lave che eruttano da un cono vulcanico, da un'area interessata a fenomeni vulcanici, il magma stesso, che è caldo in origine, che quando arriva alla superficie tende a raffreddarsi, rilascerà dei gas. Dovete immaginare che le lave in generale, tutti i magmi, quando sono molto caldi e quando sono in profondità, quindi anche ad alta pressione, contengono sempre al loro interno grandi quantità di vapor d'acqua e di altri gas, tra cui l'anidride carbonica. Perché in quelle condizioni sono molto solubili, cioè, acqua e anidride carbonica si disciolgono nel magma. Quando questo magma arriva alla superficie, per dimensione sia della temperatura che della pressione, questi gas vengono rilasciati. Ecco perché spesso alla lava è associato un pennacchio di vapore, no? O se no anche emissioni di gas. È logico aspettarsi che questi gas caldi a base di acqua e anidride carbonica trasporteranno al loro interno, a sua volta miscelati sotto forma di gas, delle sostanze, altri minerali, che stabili in fase vapore ad alte temperature, ad alte pressioni, quando le temperature e le pressioni diminuiscono, diventano instabili e si segregano dal vapore, si chiama brinamento. È improprio il termine sublimazione, perché sublimazione è il processo contrario, cioè in cui un solido origina un gas. Però in generale diciamo, utilizzato il termine sublimazione per tutti e due i processi, sia quello che da solido si va a gas che da gas a solido. Ma il termine più proprio sarebbe brinamento. Quindi si possono formare dei minerali proprio perché si depositano grazie alla presenza di questi gas. E infine possono avvenire delle reazioni chimiche nelle rocce che sono soggette all'azione di fenomeni superficiali come acque o come l'ossigeno dell'atmosfera. Dato questo, c'è da aspettarsi che cambi la slide. C'è da aspettarsi che possano esistere in natura molti tipi di minerali, molti tipi di sostanze che sono caratteristiche del tipo di roccia da cui provengono. Io vi ho fatto qui un esempio
Tanto per far capire subito come si complica la questione quando si tiene in considerazione, per esempio, la sola composizione chimica. Nel caso di questa sostanza, semplicissima, carbonato di calcio, che si chiama calcite, ma può chiamarsi anche ragorite, perché in quanto carbonato di calcio ha una formula chimica che qui vedete espressa come CaCO3, però bisogna tener conto anche del fatto che essendo un solido, al suo interno conterrà degli atomi che sono disposti nello spazio in modo regolare e che quindi, essendo visibile in natura sia come calcite che come aragonite, dobbiamo aspettarci che i modi di disporsi degli atomi nella calcite e nell'aragonite siano diversi, perché la formula chimica è esattamente la stessa. E così è. Per cui già da questo si vede che un minerale ha bisogno di due attributi. Uno è la formula chimica e uno è la descrizione della regolarità degli atomi nel suo contenuto. Ma non tanto per distinguerlo da un altro che può essere con la stessa formula chimica, perché questa è, diciamo, un'eccezione, calcite e aragonite, quanto per il fatto che comunque le proprietà che avrà un minerale dipenderanno essenzialmente non solo dalla sua formula chimica, ma anche dalle proprietà cristalline. Questo lo vedremo magari la prossima volta quando parleremo del riconoscimento, quindi di quelle caratteristiche che ci fanno venire a mente o dedurre quale potrebbe essere il tipo di minerale. Vedremo che le caratteristiche dipendono da questo doppio attributo, formula chimica e struttura cristallina. Allora, visto che un minerale ha questi due attributi, dobbiamo aspettarci che in passato chi ha studiato minerali abbia cominciato a classificarli senza fare una classificazione che tenesse conto delle due proprietà contemporaneamente. E così un po' successo all'inizio, si è tenuto conto eminentemente della composizione chimica, che è comunque una caratteristica forte di un minerale, e si è cominciato a fare delle classificazioni. Una dei modi con cui questi minerali, a seconda della composizione, vengono classificati, si chiama classificazione chimica in origine e poi diventata chimico-strutturale di questo signore, Hugo Strunz, che è morto nel 2006. Vedete, è morto alla veneranda età di 96 anni, che ha provato in Europa a proporre un sistema di classificazione. Non era arrivato prima lui, vedremo nelle slide successive che c'era stato negli Stati Uniti precedentemente un altro tentativo analogo, però solitamente il tipo di classificazione che viene seguito ora è quella europea, quella di Hugo Strunz, che ha fatto un primo tentativo già nel 1941, facendo uscire questo mineralo lisce tabelle, a cui sono seguite delle edizioni successive di questo libro, in cui la classificazione si è strutturata e diventata sempre più complessa, fino a includere quello che doveva già dall'inizio esserlo, una classificazione che tenesse conto non solo delle caratteristiche fisiche,
delle caratteristiche strutturali. E quindi diciamo che questa che vediamo qui sulla sinistra, non so se ho azzeccato i colori. No, 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 Eh? no, No, purtroppo no. chiaro, giallo. Celeste, Mi sempre com'è. piaceva così tanto questa, io lo vedo arancione, ma Sì. al di là di tutto. La classificazione basilare è quella che vediamo sulla sinistra, no? Ci sono 10 classi cristalline, che leggiamo sono gli elementi o elementi nativi, quindi l'oro, il rame, queste sostanze. Poi i solfuri, vedremo meglio di cosa si tratta, gli alogenuri, gli ossidi, i nitrati, i carbonati. Poi è stata aggiunta in modo separato una classe che è quella dei borati, e poi i solfati, i fosfati e i silicati, i quali silicati a sua volta hanno una sottoclassificazione. E infine c'è una decima classe che riguarda i composti organici. Nelle versioni successive di queste mineralogiche tabelle sono state incluse delle classi e all'interno delle classi delle divisioni fino a raggruppare i minerali in famiglie e gruppi. Vi ho messo qui degli esempi perché la tabella dell'intera sistematica, un tabellone che non finisce più, sono centinaia di righe. Però vedete che al punto 1, quello degli elementi, c'è una divisione 1,11A che si chiama metalli e leghe intermetalliche. Quindi i metalli saranno il rame, l'oro, l'argento, per esempio, e le leghe intermetalliche sono quei minerali che al suo interno contengono degli elementi chimici con lo stato di ossidazione zero, quindi senza aver fatto dei legami chimici, ma in miscela l'uno con l'altro. Un altro esempio è quello degli alogeni, vedete la classe è la 3, ma ha una divisione poi famiglia e gruppo, che è la 13A, degli alogeni che vengono suddivisi tra alogeni di tipo semplice e senza acqua, e poi ci saranno quelli con acqua. Mi dispiace per chi è a casa perché vedo che la connessione non è molto stabile. Ancora, nella suddivisione in famiglie e gruppi vi ho posto degli esempi, per esempio la 2 che è i solfuri. A sua volta suddivisa in solfosali non classificati come divisione, e al suo interno ha due raggruppamenti, più di uno, ne ho riportati due, è uno che si chiama 2,11,12 La, solfuri senza piombo essenziale, e l'altro è solfuri con piombo essenziale, nel senso che il piombo è un componente effettivo del minerale, l'altro componente accessorio. L'altro esempio di famiglia e gruppo è quella degli isotopi degli idrossidi, no? Che è del gruppo 4, ossidi e idrossidi, che ha una famiglia che sono gli idrossidi con un ossidrile senza acqua e con dei tetraedri che condividono un vertice. Tetraedri vuol dire che già si va a guardare la struttura microscopica. E poi l'altro esempio è quello degli idrossidi con ossidrile senza acqua e aventi ottaedri isolati. Questi sono solamente degli esempi di questo tipo di classificazione. Ma se qualcuno di voi sfoglia un libro di mineralogia, sicuramente troverà l'elenco principale, quello semplice, a 10 classi. Non ho visto recentemente libri che si soffermano con le divisioni e con le famiglie.
Sotto sono riportati i riferimenti, no? Se uno volesse andare a vedere e studiarsi queste tabelle. Comunque, al di là di tutto, è un ottimo approccio quello di dividere i minerali almeno in base alla composizione, perché lo intuiremo, perché per capirlo bisognava fare prima un corso di chimica, parlare di legame chimico, che però so che voi avete fatto e di cui vi hanno parlato. Però dipende proprio da come sono combinati questi atomi il fatto di ottenere composti di un tipo o di un altro e quindi la possibilità di poterli classificare. Questa è diciamo, sostanzialmente l'elenco standard e vedete che contiene nella classe 9 questi silicati a sua volta suddivisi in mesosilicati, sorosilicati, ciclosilicati e compagnia bella. Ora vedremo con qualche esempio di cosa si tratta. E infine c'è una classe 9, quella dei germanati, che è stata aggiunta dopo, perché nel frattempo ci sono circa 8.000 specie mineralogiche conosciute al mondo. Ogni volta se ne aggiunge qualcuno era un minerale che conteneva il germanio e hanno dovuto aggiornare la classe dei silicati. E infine la classe 9 è quella dei composti organici, che ci sono delle sostanze a base di carbonio che comunque costituiscono dei minerali. Ora vi faccio vedere una per una queste classi, utilizzando degli esempi in modo tale che sia un pochino più piacevole quello che vogliamo vedere. Non prima però di aver rammentato doverosamente anche questa persona, James Dwight Dana, che era uno studioso e che aveva tentato quasi 100 anni prima, perché sembra il 1837, la prima edizione del suo libro di classificazione, l'altra se vi ricordate la prima edizione del 1941, ci vuole 10 anni, e anche lui aveva intuito che valeva la pena in qualche modo suddividere i minerali. E l'intuizione che aveva avuto lui era del tutto simile a quella che poi è stata adottata da Strunz, perché se guardiamo questa diciamo, classificazione sintetizzata in una tabella, ci vedremo molte somiglianze. Comunque, anche questo Dana's System of Mineralogy, che è il libro pubblicato da lui inizialmente, ha avuto degli aggiornamenti, naturalmente alcuni sono recenti, quindi dopo la sua morte, e viene comunque adottato, diciamo che nel mondo scientifico europeo che adotta la classificazione Strunz, negli Stati Uniti tendono a utilizzare questa classificazione, però a mio avviso sono quasi intercambiabili. Infatti, se vediamo questa tabella, senza entrare proprio nei particolari, questa tabella qui scende giù nella pagina ulteriormente. Ma vedete che la prima classe sono gli elementi nativi, è la stessa di Strunz, la seconda sono i solfuri, che è la stessa, e poi si va agli ossidi, che era nella quarta, se non erro. Poi gli alogenuri, carbonati e nitrati, solfati, fosfati, sostanze organiche e infine poi tutta la parte dei silicati. Quindi diciamo che l'approccio è leggermente diverso, ma poi la logica è quella. Ecco, allora prima di cominciare a conoscere ognuna delle 10 classi principali, dobbiamo fare un richiamo su quella che è la natura chimica di un minerale. È un composto chimico che quindi al suo interno contiene degli elementi chimici combinati con delle precise regole e si avranno, diciamo, delle combinazioni tipiche di cui io riporto degli esempi.
Quello che vedete sulla sinistra è un modello tridimensionale semplificato, che vedete, questi qui sono atomi di carbonio, no? E anche questi qui sono atomi di carbonio, però nell'oggetto che vuoi rappresentare, questi atomi di carbonio continuano uno accanto all'altro. Quindi questa è, diciamo, una rappresentazione ridotta per far vedere come sono disposti nello spazio questi atomi. Vedete che sostanzialmente c'è un disegno fondamentale, che è quello del tetraedro, cioè un atomo di carbonio qui, 1, 2, 3 e 4, e 4 altri atomi di carbonio equidistanti, formando un angolo di 109 gradi, che è quello del tetraedro, e quella che vediamo è la rappresentazione della struttura del diamante. Il quale diamante ha formula chimica C, carbonio, è un elemento. Il carbonio può esistere in natura in un'altra forma cristallina, che è quella riportata nella successiva immagine, dove vedete queste strutture esagonali che formano dei pavimenti esagonali, uno sovrapposto all'altro, e questa che qui è rappresentata è la grafite, no? Sempre di carbonio si tratta, ma vedete che diciamo, l'ordine regolare in cui sono disposti questi atomi nello spazio è diverso nei due casi. Nel primo sono molto legati l'uno con l'altro, formando un reticolo molto fitto. Questo dà anche di conto delle proprietà del diamante, questa durezza, questa resistenza alla scalfittura, cioè a far asportare porzioni del cristallo. L'altro è fogliaceo, quindi rende conto invece di una delle caratteristiche principali della grafite, che è quella che può essere proprio sfogliata, quindi abrasa, liberando questi fogli di grafite che non sono altro che poi quello che noi di solito vediamo quando disegniamo con il lapis, no? Quindi queste strutture planari dentro ogni piano sono estremamente resistenti, i legami non si spaccano, ma tra un piano e l'altro, siccome non ci sono legami chimici diretti e quindi interazioni un pochino più deboli, questi piani si possono allontanare con una certa facilità l'uno dall'altro. Scusi, sì. Ha citato la grafite, quella che si trova nell'atomo. Mi è venuto in mente ora questo, la conducibilità elettrica dei minerali. È interessante, perché la grafite è usata nella costruzione anche delle batterie, quindi ha una proprietà di conduzione che è difficile, perché è differente da un'altra pietra. E io la domanda che facevo io, oltre alla sostituzione per la struttura, diciamo, atomica del minerale stesso, la conducibilità come è stata classificata? È una proprietà, non è un elemento di classificazione. Cioè, la classificazione chimica e strutturale poi permette di dar conto delle proprietà che poi manifesta la sostanza, come la lucentezza, la conducibilità termica, la conducibilità elettrica e così via, la densità, sono tutti quelli che sono parametri associati a questa doppia formulazione chimica e strutturale. Nel caso della grafite, sui piani di grafite, vista la struttura elettronica che c'è, ci sono dei doppietti di elettroni che possono saltare da un esagono all'altro, e questa capacità di saltare da un esagono all'altro
corrisponde all'elevata conducibilità elettrica della grafite. Il terzo esempio è invece una struttura che vedete ha tutto un andamento tridimensionale. Se ci fate caso si intuisce un'elica, sono due eliche che si sviluppano l'una sull'altra, e questa qui è la struttura di un altro minerale che è l'ossido di silicio, in questo caso è il quarzo, la struttura del quarzo. In questi tre casi i legami che sono presenti tra un atomo e l'altro si chiamano legami covalenti. Non so se l'avete fatto col corso di chimica, vero? L'avete? Il legame covalente che cos'è? È un'interazione tra un atomo e un altro in cui gli elettroni dell'uno e dell'altro vengono condivisi e questi due atomi cominciano a giocare a pallavolo e si scambiano queste coppie di elettroni. Questo avanti e indietro degli elettroni, questo scambio di elettroni, si chiama legame covalente ed è un legame molto forte, molto forte, e che è presente all'interno dei minerali, e vedremo che può essere presente come costituente del reticolo, della combinazione tra un atomo e l'altro di costituire il reticolo, come nel caso del carbonio e della grafite, o della silice, dove c'è silicio e ossigeno legati uno all'altro e poi strutturati tridimensionalmente, o come parte dei legami di strutture ioniche, come quelle che vediamo sulla destra. Sulla destra vediamo zolfo e ossigeno, quattro ossigeni, SO4. Questo qui è lo ione solfato, va bene? Contiene zolfo e quattro ossigeni e è stabile sotto forma di ione, SO4-. Quindi un raggruppamento in cui zolfo e ossigeno sono legati tra di loro con dei legami covalenti. Poi, per la regola dell'ottetto, della stabilizzazione di ogni atomo, diventa stabile questo raggruppamento di atomi in forma ionica, quindi come ione solfato con due cariche negative. E quindi quello che potrà generare uno ione come questo non deriverà tanto dalla formazione di legami estesi di tipo covalente come quelli che vediamo sui primi tre esempi, ma deriverà dall'interazione di questo ione con altri ioni positivi e ioni negativi. Ed ecco che ci sono gli esempi sotto riportati di tipi di minerali, quindi sostanze solide, che si chiamano solidi cristallini. Un esempio è il minerale che si forma tra lo ione solfato e il calcio che ha due cariche positive, forma il solfato di calcio, bene? Che è presente in natura come solfato di calcio anidro, si chiama anidrite, o come solfato di calcio biacquo, anidrite, quello corretto, solfato di calcio con due molecole d'acqua, che si chiama gesso, va bene? In ognuno di questi due casi ci saranno degli ioni positivi, calcio, e gli ioni negativi, che tenderanno a combinarsi per formare delle strutture stabili a livello cristallino. La differenza tra i cristalli ionici e quelli covalenti è molto forte, molto importante, perché un legame covalente è quasi sempre un legame estremamente forte, difficile da rompere. Un legame tra un ione e un altro, anche se sono uno positivo o negativo, tendono a attrarsi, non è un legame molto forte. E quindi per formare delle strutture cristalline stabili, bisogna che questa interazione elettrostatica si ripercuota all'interno del reticolo. Ora lo vediamo meglio quando vedremo l'immagine del cloruro di sodio, che non vedo. Comunque, il solfato di calcio, va bene,
non viene fuori da una semplice interazione tra uno ione calcio e uno ione solfato, perché se li mette assieme è vero che si attraggono, ma il legame è labile, basta l'acqua, per esempio, per romperlo. Quindi perché si ottenga una struttura stabile, è segno che un calcio interagisca con un ione solfato e con un altro ione solfato nelle vicinanze, e quindi l'interazione elettrostatica sia distribuita nel reticolo. La combinazione, questa interazione multipla a più corpi che avviene dentro il reticolo, è quella che poi stabilizza il reticolo cristallino e quindi la formazione dei cosiddetti cristalli ionici. Ho fatto una lezione di chimica in 3 minuti. Però è tutto lì, perché poi la mineralogia è fatta tantissimo. Il sorfengrato è un idrato di solfato, che forma gasoso. Il solfidrato, cioè l'acido solfibrico, il Sì. solfuro di idrogeno, sì, è un gas. Sì. Vi faccio notare che ho riportato tutti gli esempi in cui c'è lo ione solfato. Cambio lo ione, da calcio metto il bario, otterrò un altro minerale. Il solfato di bario si chiama barite. E tra l'altro è anche abbastanza simile strutturalmente al solfato di calcio. Cambia ancora con un altro elemento che è lo stronzio, si forma il solfato di stronzio, un minerale si chiama celestino. Bene? Quindi la combinazione di questi ioni può dare delle classi chimiche. E guardiamole un pochino. Tanto per rendere meno noiosa, ho messo delle fotografie, di cui sono molto orgoglioso, perché sono minerali della mia collezione. Quando mi capita, io li fotografo e li metto. La classe prima, elementi nativi, fatta da metalli, leghe intermetalliche o i metalloidi. I metalloidi sono quelle sostanze che non hanno proprietà fisiche come un'elevata conducibilità tipica dei metalli, ma comunque degli elementi essi stessi, e poi hanno delle affinità chimiche, di solito verso l'ossigeno e non... E non comunque, al di là di tutto, metalloidi da distinguere da metalli. Alcuni esempi sono riportati, sono l'oro. L'oro è un elemento chimico puro. L'oro ce l'ho in collezione, ma non l'ho fotografato perché è bruttissimo. Questo pezzo di rame, forse c'è una interazione, cosa devo fare? Verde, Questo? sì. Condividi schermo? Sì. E poi clicca Su questo? sì. Anche non ho messo l'audio. Ah, no. Fatelo voi. Ho toccato qualcosa, eh? Tanto può scompare da solo, vero questo appare? Caso di rame, sto qui un pezzo a questa maniera, proveniente dal Michigan, dove ci sono dei giacimenti formidabili, sono pezzi grossi di rame. Un altro, che è il mercurio. Vedete, sono delle goccioline, mercurio metallico che è appoggiato a una sostanza rossa che è il solfuro di mercurio, che si chiama cinabro. Questo viene dalle Vigliani. La particolarità è che se scuotete il minerale, le gocce non cadono perché sono trattenute in depressione dalla porosità del cinabro che fa da matrice. Quello che invece vedete sotto, le cosiddette fragoline, le fragole del cinabro, è un altro minerale, è un solfuro, in questo caso, della classe seconda, solfuro di mercurio, che si chiama cinabro, e può essere presente anche
in altre forme come la metascena d'arite. Questo è il caso che ho riportato. L'altro è famosissimo, l'aperite, è l'oro degli stolti, lo chiamavano, no? Per errore, non è quello corretto, con la pazienza, perché se no è sbagliato la formula, è FeS2. Lo faccio dopo. Chiedo perdono, non è FeS2, ma è FeS2. Solfuro di ferro, un minerale che è molto ambito da collezionisti. In passato è stato anche utilizzato per ricavarne ferro, ma con grandi difficoltà perché contenendo, vedete, due atomi di zolfo per ogni atomo di ferro, lo zolfo è un grosso interferente nel processo metallurgico che porta alla formazione dell'acciaio, per cui acciai provenienti dal solfuro di ferro sono di bassissima qualità. Semmai è stato utilizzato perché aveva un grosso contenuto di zolfo. Sapete cosa ci facevano? Facevano l'acido solforico, cioè l'utilizzo principale di questo minerale era per produrre l'acido solforico che deriva dal solfuro e nel suo contenuto. Classe seconda, abbiamo visto alcuni esempi. Mi deve fare il clic qui, con il mouse sopra, e poi provare. Classi successive, la terza, gli alogeni o alogenuri, sono tutte sostanze che contengono cloro, fluoro, bromo. I comuni sono cloro, fluoro. Alcuni esempi sono il salgemma, che come minerale si chiama alite, è il cloruro di sodio, quello del sale da cucina. E gli esempi che ho portato io invece è uno dei principali minerali di fluoro, si chiama fluorite, fluoro di calcio, CaF2. E come vedete, oltre a essere utile industrialmente, spesso si presenta con queste cristallizzazioni meravigliose, in questi colori, qui è apprezzabile a dire così. L'altro invece è un minerale di rame, atacamite, è uno di quei minerali che sono stabili solamente in ambiente secco, perché essendo secco, 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 proprio essendo un cloruro di rame, se si bagna si scioglie. Quindi questo minerale qui si è formato una volta, è rimasto stabile così perché lì non c'è mai piovuto. Perché si chiama Atacamese? Perché in Cile, nel deserto di Atacama, dove non ci piove, e quindi è uno dei pochi posti al mondo dove si può trovare questo minerale. Andiamo alla classe successiva, quella degli ossidi. Anche questa contiene una quantità enorme di minerali, alcuni utili da un punto di vista industriale, per esempio. Come esempio, qui ho riportato il corindone. Corindone è un ossido di alluminio. Come ossido di alluminio di solito non è presente in forma cristallina, ma in forma microcristallina e costituisce delle rocce che prendono il nome di bauxite e come tali vengono sfruttate industrialmente per estrarre l'alluminio, mentre come corindone è abbastanza raro, è una pietra bellissima. Molto bella anche esteticamente, che si presta per essere lavorato. Lo zaffiro, per esempio, in alcuni casi è un corindone, che ha una certa colorazione per presenza di difetti cristallini. L'altro ossido che ho riportato è la ematite, probabilmente l'avete conosciuta se qualcuno riguarda la Visa. C'erano delle miniere grandi, importanti. L'ematite è un ossido di ferro, è uno fra i minerali di ferro che possono essere utilizzati per
produrre il ferro stesso, anche se ha il difetto che solitamente quando cristallizza lo fa insieme alla pirite. Quindi è abbastanza facile nei giacimenti di ematite trovare insieme l'ematite, che sarebbe utile per fare il ferro, con l'altro invece contaminante che è il sulfuro di ferro e la pirite. Però al di là di tutto è uno fra i minerali più ambiti tra i colossi. Gli ossidi di ferro ce ne sono altri tipi, una è la goetite che è un idrossido di ferro, l'altra è la magnetite, Fe3 o 4, ha una forma leggermente più complessa di questa, però la magnetite è uno dei minerali che effettivamente viene ricercato per estrarre il ferro, perché il modo con cui si forma è sovente esente da contaminazioni di zolfo, quindi da pirite. Altra classe, la quarta classe, che è quella di carbonati, anche questa è infinita, esistono centinaia di tipi di minerali che contengono al proprio interno l'ione carbonato, CO3 meno meno. E uno degli esempi più semplici è la calcite, carbonato di calcio. Ricordatevi, all'inizio del nostro ragionamento abbiamo portato come esempio il solfato di calcio. Il solfato di calcio è un minerale che è l'anidrite, poi se contiene acqua di cristallizzazione è il gesso, ma se il calcio, anziché combinarsi con l'ione solfato, si combina con un altro ione, con l'ione carbonato, dal carbonato di calcio, che può presentarsi, e anche qui ricordiamo l'esempio, buonasera, proprio iniziale, sotto forma di calcite o di aragonite. Altro esempio è la zurrite, che è un carbonato idrossido di rame, non molto importante come minerale di rame, per la verità, perché è abbastanza difficile che si formi, però di solito dove c'è la zurrite ci sono anche dei giacimenti di altri tipi di carbonati che possono essere utilizzati per estrarre il rame. Qui non riportato in foto, ma riportato negli esempi, la dolomite, che è un carbonato di calcio e magnesio, ed è in alcuni casi quasi il costituente unico di alcune rocce, per esempio le dolomie, che sono le rocce che troviamo nei Dolomiti, sono rocce di tipo sedimentale, ma costituite quasi esclusivamente di carbonato di calcio e magnesio, che è la dolomite. Vi ricordate? Anche la volta scorsa vi ho riportato un esempio di quelle Iron Bands, quelle rocce rosse, che sono di tipo sedimentario chimico, che sono costituite da ematite, cioè ci sono questi banchi di rocce che hanno composizione unica. Queste Iron Bands, le dolomie, costituite da dolomite, altri esempi sono gli alabastri, i gessi, che sono fatti di calcio, certi calcari che sono eminentemente composti da carbonato di calcio, Il sotto forma di calcite. formula della come si chiama? Allora, questo qui è un carbonato doppio, basico di rame. Ora ve ne faccio vedere una di formule che Grazie. Già questa è complicata. Classe successiva, quella dei borati. Poco rappresentati, ce ne sono pochissimi. C'è il borace, la colemanite e l'ulexite, grosso modo, poi pochi altri. Ma uno dei più importanti tra i borati è la colemanite, perché è il minerale principale da cui si estraggono i sali di boro. Noi abbiamo anche una storia
legata alla poliomielite in Toscana, perché a Lagherello, quando l'acido borico che veniva prima estratto dai pozzi geotermici cominciò a essere in quantità non più economicamente sfruttabili, si ricorse a reperire dei minerali dall'estero. Uno dei principali minerali era questo borato di calcio, si chiama poliomielite, e veniva trasportato all'Arderello, dove poi veniva lavorato per estrarre l'acido borico. Questa attività ancora viene fatta, non viene utilizzato il minerale in massa, ma delle polveri che vengono successivamente raffinate, ed è uno dei principali minerali di boro. Tra l'altro, qualcuno di voi avrà sentito rammentare che una ventina d'anni fa veniva utilizzato anche per la toilette, per la pulizia, il perborato. No? Il perborato è uno sbiancante, quindi un minerale che contiene l'acido borico e uno ione, che è lo ione perossido, e lo produce anche l'acido. Andiamo alla classe settima, quella dei solfati. Finalmente troviamo il gesso, ne abbiamo già parlato. Anche qui c'è un errore, non capisco nel. Non è un più, ma un punto, poi lo correggerò, perché ora se do escape si esce da tutti. No? Gesso, solfato di calcio, lo conosciamo per esempio sotto forma di alabastro, fa parte della classe dei solfati da cui dà il nome. Uno dei minerali che ho riportato è un po' meno noto, si chiama wulfenite, ma è uno dei principali minerali da cui viene estratto il molibdeno. È un molibdato di piombo. No, il molibdeno è un molibdato di piombo, e quindi in quanto molibdato fa parte della classe settima, cioè contiene lo ione piombo 2 più e lo ione molibdato di meno, combinati insieme, farò il titolo, che corrisponde al molibdato. È importante anche come il minerale del piombo, ma potete, insomma, comprendere che principalmente è importante perché contiene il molibdeno, che è uno dei componenti principali degli acciai ad altissima resistenza, autotemperanti e quant'altro. Classe dei fosfati. Anche questa è abbastanza nutrita come classe. Insieme a questa ci sono gli arseniati e i vanadati, e vi ho riportato due esempi. Uno come vanadato, che è il primo, che si chiama vanadinite, formula abbastanza complessa, è un minerale di piombo, lo vedete qui, B5, Cl, WO4, questo tre volte, ma quello che è importante è questo WO4, che è lo ione vanadato, che contiene il vanadio. E quindi questo qui è uno dei principali, forse l'unico minerale da cui viene estratto il vanadio, di cui esiste vari giacimenti, ma il più grande che c'è al mondo è in Marocco, dove viene estratto questa roba che, quando si presenta bene, ha questi cristalli esagonali arancioni formidabilmente belli, che sono eleganti, quindi attraggono i collezionisti, ma un minerale di vanadio. L'altro, Se mi ricordo bene, viene associato al cromo, perché le strutture di cromo vanadio sono quelle che nell'acciaio temperati hanno, per esempio, sulle chiavi inglesi, eccetera, hanno delle caratteristiche di non sbavature, di resistenza. sì. Cioè, conferiscono, uniti al ferro, conferiscono delle qualità. Quelle del cromo è un'inerzia chimica di sopra una certa concentrazione, in più una forte tenacia.
E poi il vanadio esso stesso stabilizza questo reticolo e dà questi acciai autoindurenti. Cioè, le chiavi inglesi di solito sono tutte di un acciaio ad alto contenuto di vanadio perché dovendo sopportare degli scorci non devono essere deformati. Quell'altro riportato sulla destra è un altro minerale che si chiama apatite, che molto raramente si presenta sotto forma cristallina, quindi appetibile a collezionisti, ma di solito fa parte di rocce. Ci sono delle rocce che sono quasi tutte costituite, quasi monominerale, da questo fosfato di calcio, che tra l'altro come minerale è il componente delle ossa. Le ossa sono la parte minerale delle ossa, è costituita da fosfato di calcio, fosfato idrato di calcio. Vedete, in questo minerale, quando io scrivo tra parentesi OH, F e Cl, vuol dire dal punto di vista chimico che il posto di quell'ione lì, che è un ione negativo con una sola carica negativa, può essere occupato o dall'ione ossidrato OH- o dallo ione fluoruro F- o dallo ione cloruro in modo vicariante, per cui ci possono essere dei fosfati che sono ad alto contenuto di ossidride, sono eminentemente fosfati di calcio, grossi fosfati di calcio come le nostre ossa, e altri che sono eminentemente clorofosfati o clorofosfati. I clorofosfati erano quelli che venivano una volta addizionati al dentifricio, perché essendo la stessa sostanza che poi insieme alla dentina costituisce la struttura dei denti, si pensava che conferisse una maggiore resistenza al materiale del dente. Poi si è capito che buttare in giro tanti cloruri che hanno poi effetti metabolici particolari, era meglio di no, per cui i fluorofosfati non vengono più addizionati al dentifricio. Quando vedete il dentifricio, cioè il grosso fosfato di calcio. Cioè, guardando i minerali si impara un po' tutto quello che ci accade al mondo, devo dire la verità. Ecco, la classe decima, che è un pochino più articolata, che è quella dei silicati e anche dei germanati, aggiunti all'ultimo tuffo recentemente, rimasto qualche cosa, suddivisa in nesosilicati, sorosilicati, citrosilicati. Già lì si comincia a capire che c'è una componente strutturale forte, pinosilicati, pinosilicati e così via. Ora li guardiamo con degli esempi. Nesosilicati. Nesosilicati sono delle sostanze che contengono al proprio interno lo ione silicato SiO4 4-. E un esempio di questi minerali è l'olivina. L'olivina è qui rappresentata con il minerale verde. L'olivina è uno dei componenti principali dei basalti. I basalti, quelli di fondo oceanico, quelli che si formano proprio nelle dorsali oceaniche, sono quasi tutti costituiti da una roccia che si chiama peridotite, ma il minerale costituente è il peridoto, che è un nome alternativo dell'olivina. La quale olivina è un silicato di magnesio e ferro, in cui magnesio e ferro possono essere vicarianti l'uno dell'altro, cioè possono essere in proporzioni del tutto variabili, pur avendo e conferendo le stesse proprietà alla stessa struttura cristallina. Però ci saranno gli estremi che contengono solamente magnesio
l'altro estremo che contiene solamente ferro, che dobbiamo aspettarci, avendo composizioni chimiche diverse, che abbiano delle proprietà leggermente differenti. Infatti, i due estremi sono la forsterite, che è silicato di magnesio, e la faialite, tutti finiscono con ite, che è il silicato di ferro. La forsterite è quell'olivina verde che di solito è oggetto di ammirazione, specialmente negli anelli. Molto rara, la pietra dura viene utilizzata come pietra ornamentale. La faialite, vi dico una curiosità, è, essendo il silicato di ferro, ed essendo il silicato che ha il punto di fusione più elevato di tutti, in un fuso è il primo che cristallizza. No, noi chimici siamo abituati a vedere le cose nel processo chimico-fisico associato. Ma se è l'unico che cristallizza come silicato di ferro, dove lo trovo? Mi viene in mente? Allora, intanto lo trovo nei basalti, l'abbiamo detto, ma in cose che può fare l'uomo dove vengono fatte delle fusioni. Mi viene in mente? Le fonderie, le scorie di fonderia, dove si fonde il ferro, quei materiali grigio scuro, quasi nero, che sembrano degli intestini, no? Quelle sono quasi tutte costituite da silicato di ferro e minerale, la faialite. Quelli sono ossidi di ferro. Le scorie a base di silice, che vengono proprio dalla fusione del minerale, che contiene ferro, spesso, se vi capita di andare a Baratti, no? Lungo la spiaggia di Baratti, le trovate le scorie antiche etrusche. Quelle sono tutte fatte da faialite, perché gli etruschi fondevano tutto quello che gli capitava e che conteneva ferro, ma insieme a questo, insieme al ferro, c'erano tutti i minerali delle rocce che l'accompagnavano, che erano dei silicati, e quindi si formava silicato di ferro, ovvero faialite, che è la scoria che tipicamente si trova. Sono grigio scuro nere. Ma sale. No, sono molto compatte, molto pesanti. Tipo conchiglie locali. Io Di solito si trovano proprio masse grosse, pesanti, tutte arrotondate, sembrano i budelli. I budelli degli intestini delle bestie. Ma a Baratti si trovano con una certa facilità. Addirittura prima la spiaggia di Baratti non c'era, no? Sapete, c'era 300 metri di fronte, tutto costituito da scorie etrusche, perché gli etruschi buttavano lì sul mare e da quanto ferro avevano fatto avanzare la costa di 300 metri. Poi qualcuno ha detto: no, queste scorie agli etruschi non gli andavano bene, ma a me mi vanno bene perché sono piene di ferro, la rifuse tutte per farci il ferro. Comunque, questi esempi di silicati sono anche legati un po' alla nostra storia. Sono silicati. Cosa molto semplice, prendo un tetraedro silicio e quattro ossigeni, lo congiungo con un altro tetraedro, si formano queste strutture qui in cui c'è un ossigeno che fa ponte, e queste sono quelle dei silicati, che avranno questo ione al loro interno, e a seconda del metallo con cui si combina darà dei minerali. Quindi ho portato come esempio uno, che è le limorfite. Anche qui la formula è abbastanza complicata, ma vedete, Si2O7. Si2O7, se contate bene, questo è un silicio e questo è un silicio, Si2. E gli ossigeni sono 3, 3, 6 e quella a ponte 7. Ciclosilicati, anche lì i tetraedri di ossigeno,
cinque silicati saranno uniti tra di loro a formare una struttura ciclica che formerà ancora uno ione ciclosilicato a 3 termini, 6 termini, a seconda dello ione che si forma, e questi ciclosilicati si combineranno con cationi formando dei minerali. Esempio che ho portato è questo qui, del minerale che è bellissimo, pietra ornamentale, molto adibita anche per fare delle pietre d'attaglio, ma la formula chimica è bestiale, no? Non vedete nulla. È lunga e quasi impossibile da leggere. I nosilicati, non ho riportato esempi, ma anche qui sono dati da catene o singole o doppie di ione silicato concatenati. Fillosilicati, fillos vuol dire foglia, saranno dei minerali in cui la struttura di questi ioni silicio, ioni contenenti il silicio, saranno organizzati e fusi l'uno con l'altro a creare delle strutture planari, fogliari. Tra i filosilicati più famosi c'è la muscovite, la mica muscovite, che sicuramente qualcuno di noi avrà visto anche in passato e che veniva utilizzata come isolante elettrico, come dielettrico, nei ferri da stiro. I vecchi ferri da stiro avevano una lastra di mica che la teneva separata dalla resistenza per non prenderla spessa. E vedete benissimo anche dall'aspetto del minerale che c'è questo aspetto foliaceo, è tutto a staglio. Anche questo minerale qui è nella mia collezione, di cui sono particolarmente orgoglioso, e proviene dal Brasile. Tectosilicati vuol dire strutture a tegola, però lo dobbiamo interpretare come strutture in cui i silicati hanno una organizzazione tridimensionale. Non sono singoli, non sono a coppie, non sono lineari, non sono ciclici, non sono foliari, e quindi delle strutture o mono o bidimensionali, ma delle strutture tridimensionali, tectosilicati. Ho portato come esempio un minerale che ha quasi esclusivamente interesse mineralogico, che è l'ortoplasio. L'ortoplasio è un silicato di potassio e alluminio, però è uno dei componenti principali del granito. Il granito, che abbiamo già visto l'altra volta, ha 3 componenti: la biotite, il quarzo e l'ortoplasio. Poi naturalmente ci sono questi silicati non direttamente classificabili e poi i germanati, di cui non ho trovato esempi, di cui non ho nessun minerale in collezione. Ed infine la classe decima dei composti organici, e ho riportato l'ambra perché può essere considerato un minerale organico, può, anche se l'ambra in realtà non ha una struttura cristallina, cioè di origine organica ma senza struttura cristallina. Ci sono altri minerali che hanno sia composizione che struttura cristallina, ma no, non ne ho trovati degli esempi. Ho preferito lasciare l'ambra, ma è abbastanza impropria. Sì, l'ambra spesso, quando è un'ambra fossile, contiene più interno gli insetti che ha intrappolato durante il collaggio. Io in collezione ho dei pezzi di ambra dove ci sono delle formiche, una piccola libellula di un paio di centimetri, una mosca, vengono da Madagascar, e ne sono abbastanza orgoglioso. Se volete venire a vedere la mia collezione di minerali, non c'è nessun problema, mi fa piacere. Abbiamo finito con la classificazione chimica. State tranquilli perché quella strutturale, che è molto più complessa, non l'affronterò in modo da sparo, però in modo tale da poter capire perché si deve fare anche questa classificazione strutturale.
E lo faccio con questo esempio. Vedete, questa è un'immagine fatta al computer in cui ognuna di queste sferette di colore diverso rappresenta atomi di elementi chimici diversi. Ancora il grigio, il silicio e il rosso l'ossigeno. E poi mi sembra che questo verde sia il magnesio, ma non è molto importante. Ma l'ho messa qui, tra l'altro rappresenta l'anfibolo, cioè uno dei tipi di amianto, per far capire che quando si ha a che vedere con un minerale, la composizione chimica non è altro che il rapporto relativo che c'è tra un elemento e un altro dentro questo minerale. Ma la struttura cristallina racconta l'ordine con cui sono disposti nello spazio gli atomi. E vedete, si intravede che c'è una certa regolarità. Non è che sono messi a caso, due qui, un intervallo, altri due accanto, un intervallo, altri due accanto, e così via. Così come questi viola, vedete che lungo questo asse qui si susseguono in modo regolare. Quindi c'è una cadenza, un periodo, con cui la posizione di un atomo si ripete all'interno di questa struttura cristallina regolare che si prende il nome di reticolo. Quindi il tipo di reticolo e questa periodicità messi insieme danno le caratteristiche strutturali. Vado velocemente alla classificazione, che questa volta non si fa utilizzando la formula chimica, ma utilizzando qualche cosa che ha a che fare con la regolarità, ovvero la simmetria. Quindi se io ho degli atomi disposti regolarmente, mi posso immaginare, per esempio, che siano possibili delle operazioni tipo quella che vedete qui. Io ho preso questa immagine, ma perché rende bene l'idea. La traslazione. Cosa vuol dire fare traslazione? Immaginatevi di poter guardare tutto questo reticolo regolare di atomi. Se io mi sposto di una distanza, che è questo periodo regolare con cui si manifestano, mi accorgo che delle volte li posso spostare tutti insieme e quello che ottengo è invariante rispetto alla condizione originale. Quindi, se questi omini egiziani li immagino come degli atomi dentro un reticolo, potete immaginare bene che se io muovessi il primo, il secondo e il terzo di una posizione a destra e a sinistra fosse occupata da quello che ancora non si vede, mi devo immaginare che quello che ottengo appare come se fosse la stessa cosa che avevo prima. Però io li ho spostati. Quindi c'è un'operazione che in questo caso qui vuol dire traslare gli atomi del reticolo che produce delle cosiddette condizioni invarianti, cioè roba che è diversa ma ha la stessa struttura precedente. E questa è una proprietà di simmetria, perché racconta di una periodicità. Se io immagino di fare altre operazioni, per esempio quelle delle rotazioni, guardate, questo che vedete qui è il reticolo del cloruro di sodio, no? Dove in viola c'è il cloro e in verde c'è il sodio. Già è chiaro che lungo questo asse qui posso fare una traslazione, no? Perché questo cloro è intervallato da un sodio, poi c'è di nuovo il cloro, quindi se mi sposto di due posizioni, questo cloro qui va fino qua giù e non cambia niente. Ma se si osserva bene, vedo anche che la struttura assomiglia a un cubo. E quindi, essendo un cubo, se io immaginassi di prendere un asse e farlo attraversare a tutta questa struttura qui e ruotare questo cubo di 90 gradi, immaginate cosa succederebbe se io ruotassi questo cubo lungo un asse verticale di 90 gradi. Questi atomi ritornano al posto di prima. Quindi è chiaro che ci può essere un'altra operazione che si chiama rotazione, che lascia la configurazione invariata.
Questa è un'altra operazione di simmetria che si chiama rotazione proprio. Similmente alle rotazioni ci saranno le riflessioni. Guardate, torno un attimo alla rotazione. Vi faccio vedere questo triangolo qui, nei movimenti successivi che portano questo vertice qua su in cima, vedete, ruota, viene qui, ruota ancora e viene qui, ruota ancora e viene qua giù in basso. Quindi questo vertice, da essere in alto, è diventato in basso. Ma se io guardo quello che ho ottenuto, è sempre un triangolo equilatero, no? Quindi potrei fare la rotazione agli occhi chiusi, apro gli occhi, la situazione è invariata. Questa è una proprietà di simmetria che si chiama rotazione. La stessa cosa la posso fare se rifletto. Qui ho messo gli assi A, B, C, individuo un asse intorno al quale fare la riflessione, la faccio, questo atomo A va di qua, questo atomo B si ribalta e l'atomo C rimane al suo posto. Vedete, gli atomi sono diversi, ma se guardo il triangolo come tale non è cambiato niente. Quindi ci può essere un'operazione ancora di simmetria che si chiama riflessione che lascia invariato. Le inversioni del tutto simile, io prendo un punto di riferimento e ribalto le posizioni rispetto a questo punto di tutti gli atomi, si creano configurazioni come questa che possiamo vedere. A, vedete, è in alto a sinistra, poi me lo trovo in basso a destra. B è in alto a destra, poi me lo trovo in basso a sinistra, e così via. Quindi ci sono altre operazioni che si chiamano inversioni, che si va un po' sul complicato, sul difficilmente intuibile, però spero che in qualche modo la percezione ce l'abbiamo. Altre operazioni, dicevo, che anche queste creano delle situazioni invarianti. Quindi se io prendo le possibili operazioni che posso fare, traslazioni, rotazioni, riflessioni, inversioni, e guardo quante ne posso fare in una certa struttura cristallina, vedrò che posso fare delle rotazioni, che ne so, di 90 gradi, o se no di 30 gradi, altre non le posso fare. E quindi dal tipo di simmetria che riesco a trovare lì dentro, trovo una chiave di lettura e di classificazione in base alla simmetria stessa. Una domanda. Se con una violenta frammentazione io distruggo l'unità che si vedeva nell'altra, e ottengo un'esplosione. L'intrusione, direi di no, però una carica elettrica sì. Per esempio, c'è un effetto che si chiama piezoelettrico, per esempio, dove una compressione, che vuol dire sollecitare questo reticolo cristallino, fa spostare gli atomi, quindi traslano l'uno rispetto all'altro, e quindi cambiano le cariche elettriche che prima erano affacciate a un atomo rispetto a un altro. E questo genera una separazione di cariche elettriche e quindi una scarica. Io parlavo di una rottura del contesto Del reticolo? No, la rottura richiede energia di solito, quindi è un processo che l'assorbe. Poi, grosse cose non accadono, se mai questa. O emissioni di elettricità, o in alcuni casi anche emissioni di luce, siamo più delle luce. Sì, è una cosa del genere. Quindi, ritornando alla classificazione cristallochimica, ci siamo quasi, state tranquilli, siamo arrivati in fondo, ce la facciamo a fare un giochino. È tutta basata sulla presenza di questi elementi di simmetria. Quindi avremo un asse di simmetria. Qui c'è la definizione, è una retta immaginaria che attraversa il cristallo in una direzione tale che, facendo ruotare attorno ad esso il cristallo di 360 gradi, cosa succede? Questo assume più volte, almeno due, una posizione identica.
In questo caso è un cubo, posso fare quattro volte la rotazione di 90 gradi per ottenere la configurazione equivalente. L'asse in questo caso, potendolo fare quattro volte, si chiama asse di ordine 4. Similmente ci saranno piani di simmetria, e qui c'è la definizione, o centri di simmetria, che sono quelle inversioni che si è vista. Messi insieme, cosa succede? Succede questo, che se io classifico i tipi di simmetria che possono presentare le sostanze solide cristalline in base a cosiddetti gruppi puntuali, ovvero quelle operazioni che mi lasciano un punto del cristallo fermo, quindi non gli faccio fare le traslazioni, ottengo una classificazione semplificata, ridotta, dove compaiono 32 classi cristalline, ovvero 32 tipi di proprietà in cui c'è o un asse di rotazione di un tipo associato a degli assi, a dei piani di simmetria o centri di inversione, combinati in modo compatibile l'uno all'altro e diversi l'uno dall'altro, in modo di avere almeno 32 tipologie di combinazione di simmetria. Non andiamo a guardarle singolarmente, ma so che ci sono. Ve le dico brevemente come esempio, tenendo conto che questa figura che è sulla sinistra riporta nella colonna le 32 classi cristalline e i simboli che vengono utilizzati a seconda dello scienziato che ha fatto questa classificazione. Quindi c'è stato un certo Schoenflies che aveva utilizzato una notazione, a mio avviso, molto intuitiva, che è questa che vediamo qui nella colonna di sinistra, che ora purtroppo non viene utilizzata, e quella che viene utilizzata è questa notazione, vedete, 1, 1 barrato, 2m, 2 barra m, 2, 2, 2. Cosa vogliono dire? Ci sono degli elementi di simmetria di un certo tipo in quel cristallo. Prendiamo questo C2H, vuol dire che quel cristallo che presenta la simmetria della classe C2H, che viene indicata più propriamente 2 barra M, ha un asse di simmetria binario, 180 gradi, e un piano di speculare, un piano di riflessione di tipo orizzontale. Quindi c'è assi di simmetria di ordine 2 e piani di simmetria orizzontali. Questo esempio qui, C3V, vuol dire che ci sono, che ha come notazione 3M, un asse di simmetria di ordine 3 e un piano di simmetria di tipo verticale. Quindi a ogni minerale gli è associata la sua formula chimica e un simbolo che indica la classe di simmetria di appartenenza. Quante sono le classi puntuali? Sono 32, ma se io includo le traslazioni diventano molto di più, diventano 230, e la classificazione è data da una branca della matematica, si chiama teoria dei gruppi applicata alla simmetria, è abbastanza complicata, ma al di là di tutto permette di classificare, a noi ci interessa solamente questo, sono classificati per la formula chimica stronzo e per la classe cristallina che sono questi 32. E queste qui sono le classi qui riportate a sua volta raggruppate in sistemi e a sua volta sistemi raggruppati in gruppi, va bene? Vi ricordo l'esempio che abbiamo fatto all'inizio,
La calcite, che è carbonato di calcio, ha una struttura cristallina che si chiama sistema cristallino trigonale. Va bene? Classe scalenoedrica bitrigonale. Allora vado sul sistema, vedi qui è il trigonale e vado a cercare classe scalenoedrica bitrigonale. È una delle 32 che abbiamo conosciuto. La aragonite, che è ancora carbonato di calcio, appartiene al sistema cristallino rombico e quindi devo andare a cercare qui, è la classe ortorombica di piramidale. Abbiamo mezz'ora, si può fare un giochino se non siete stanchi. Allora, piramidale, guarda, di piramidale. Uno di aragonite, le peso, le sono uguali? No. Aragonite hanno una densità diversa, perché la struttura cristallina... L'aragonite c'ha più atomi, diciamo. No, no, l'aragonite ha gli stessi atomi della calcite. Carbonato di calcio. Ha densità diversa, perché la disposizione degli atomi, ora non mi ricordo chi è più denso, se l'aragonite o la calcite, probabilmente è l'aragonite che è più densa, in modo tale che a parità di volume la disposizione nella calcite li fa stare più distanti, quindi c'è meno peso, e l'aragonite li fa stare un pochino più compatti e quindi c'è più massa dentro. Le proprietà sono una manifestazione di composizione chimica e struttura cristallina. Facciamo un giochino, tanto per divertirci e rilassarsi. Qui ho riportato delle figure, no? Delle figure che presentano degli assi di simmetria. Molto semplice. La prima, che è un rettangolo. Che asse di simmetria può presentare? Dobbiamo immaginarci di avere una retta che entra nello schermo, attorno alla quale io faccio ruotare questa figura e conto quante volte la posso far ruotare prima di compiere un giro di 360 gradi e ottenere configurazioni più avanti. Il primo è semplice, un rettangolo. Lo posso ruotare di 180 gradi. Poi ruoto nuovamente di 180 gradi, ritorno tutto come prima. Le rotazioni erano due. Quindi è un asse di simmetria di ordine 2. Il triangolo, quante volte lo posso ruotare? 3 volte. Asse di simmetria di ordine 3. Il quadrato? Il pentagono a 5. Quindi... Non lo so scrivere. Vabbè. No, ma ora è difficile. Ora è difficile. Quindi, se io partissi da questa configurazione qui, poi immaginassi di avere degli atomi che poi li dispongo in un reticolo, direi sono libero di fare in modo tale che possono rispettare o un asse a 2, o a 3, o a 5, a 7, a 8, a 10. No? Ma ce l'ho tutta questa libertà? No. Rifà come prima. No, perché c'è un teorema. Questo lo dovete risolvere voi. È il giochino. Questo è il giochino, no? È molto semplice, ma un po' di ragionamento ci vuole. Anzi, vi esorto, perché è dentro il database del nostro museo, come piccola dispensa, molto divertente, è intitolata "Perché non esistono assi di ordine 5 nelle strutture cristalline". Perché non esistono? E la ragione è che gli unici assi che possono esistere hanno ordine 2, 3, 4 e 6. Quindi il 5 lo salta, 2, 3, 4, 5 no, 6 e poi 7, 8 proibitissimi. E questo deriva da una proprietà legata agli angoli e al fatto che
Se io voglio che ci sia una simmetria traslazionale, cioè il fatto che un atomo si possa spostare di un periodo e poi questa stessa struttura gli possa fare una rotazione e ottenere una situazione invariante, lo posso fare solamente se gli angoli con cui faccio queste rotazioni e queste traslazioni, quindi sono rotazioni e traslazioni mutuamente compatibili e quindi danno il vincolo sugli assi di simmetria ammessi, posso fare solamente quando le rotazioni sono di 180 gradi, asse di ordine 2, di 120 gradi, asse di ordine 3, di 90 gradi, asse 4, di 60 gradi, asse di ordine 6. Naturalmente c'è anche la non rotazione che è 0 gradi. E per quello che ho tentato di grafia di questo montaggio. Certamente, infatti io, il giochino che volevo fare con voi è questo. Visto che la situazione è questa, non posso pensare tutti gli assi di simmetria che vorrei, e sapendo che devo saltare dall'asse 4 all'asse 6, non passando per l'asse 5, che mi garberebbe tanto, dobbiamo ammettere che in natura, e questo era, e questo è in natura gli assi di ordine 5 non esistono. Ma io, tra i primi minerali che ho fatto vedere nelle fotografie, c'era questa benedetta pirite che fa il pentagono dodecaedro. Allora io vi racconto. Mi sono scontrato su Facebook perché qualcuno aveva detto la pirite presenta il pentagono dodecaedro, magnifico esempio di poliedro platonico, una delle figure platoniche perfette. E io ho scritto, guarda, non è così, perché non sono pentagoni regolari, quindi non hanno l'asse di simmetria. Apriti cielo, spalanca di terra. Ho capito cosa sono gli haters su Facebook. E ho anche capito che non c'è modo di fargliela capire. Però questo è un esempio particolare, perché spesso viene detto anche negli ambienti dei mineralogisti che esistono e come gli assi di simmetria di ordine 5. C'è la pirite, che c'è una collezione quanta ne volete. Però con queste immagini si riesce a capire un pochino la differenza. Voglio tentare. Allora, quello che vedete è il pentagono dodecaedro, quindi 12 pentagoni, un solido, uno dei solidi platonici, che si chiama regolare. Regolare vuol dire che ogni pentagono ha 5 lati esattamente identici. Allora, un conto è che esista come figura geometrica, un conto è che esista come aspetto esterno di una struttura cristallina che rispetta la simmetria di ordine 5. Questo è proibito, perché noi abbiamo visto quel teorema lì, questo teorema qui, che l'ha dimostrato per la prima volta Lev Landau, che è uno dei fisici purtroppo era russo e noto a pochi, ma uno dei fisici più straordinari che sia mai esistito. Quindi un conto che ci sia il pentagono dodecaedro regolare, un conto che questo si possa manifestare come manifestazione esterna di una struttura cristallina. E questo è chiaro, è che se guardate, questo che ho messo qui a sinistra l'ho fatto con il computer, dicendo: guarda, costruiscimi quella figura che ha delle caratteristiche. Gli ho dato la classe di simmetria della pirite. Fai questa classe di simmetria qui e faccio 2, 1, 1, insomma, una serie di regole e il software te la tira fuori. Viene fuori un pentagono dodecaedro. È irregolare, molto semplice. E si vede anche qui in questa immagine dove spero di essere riuscito a orientarla come nella foto, ma se ci fate caso, questo lato qui e questo lato qui
sono un pochino più lunghi e sono uguali a questo lato qui e questo di qua. Vedete? È come se questo pentagono e questo pentagono fossero due ali, una simmetrica all'altra, una all'immagine speculare dell'altra. E quindi l'asse vero che c'è, lo dovete immaginare come se fosse qualcosa che parte da qui, entra dentro il cristallo, esce dall'altra parte, e se ci fate caso, l'asse è un asse quaternario, col cavolo che è un asse di ordine 5. Questo cristallo può essere ruotato. Succede qualcosa? Segnate, no? Può essere ruotato. Fate conto di avere un asse che entra qui nel mezzo e sfonda dall'altra parte. Ruoto il cristallo, lo vedete? Lo ruoto di, per esempio, di 180 gradi. La configurazione è variabile. In realtà lo posso ruotare di 90 gradi. Quindi l'asse vero che esiste lì dentro è un asse di ordine 4, non dell'ordine 5, pur avendo delle facce pentagonali. Quindi questo è uno di quei casi che mi dice che l'ordine 5 non esiste e quindi se io vedo dei pentagoni per forza non devono essere regolari. Ma c'è un altro esempio in cui nella struttura cristallina ci sono dei pentagoni irregolari. Questa qui è la struttura della melanofrugite. Ve l'ho rammentato un milione di volte parlando delle miniere, questa qua. Vedete questi pentagoni qui? Questi sono pentagoni regolari, ma una caratteristica ce l'hanno. Non sono disposti nel piano, perché quella regola che si è detto prima è per gli assi di rotazione e presuppongono di avere un piano sul quale io faccio la rotazione. E di qua ci sono degli esempi che io potrei fare, però bisognerebbe che facessi un escape. Non so se me lo consentite. Posso fare? Non succede mica niente alla cosa. Però non... Allora, bisogna ritornare qui. Io però volevo un po'... di questo, non voglio di questo mai niente. Quindi... questa... ecco. Allora, questo, vedete, sono pentagoni disposti nel piano, che uno dice, ma sono sovrapponibili o non sono sovrapponibili? Posso fare un pattern con simmetria 5? Beh, se io li prendo e comincio a farli ruotare, vedete che ruoto, ma un quinto di angolo giro col cavolo che lo faccio. No? In questo caso qui la sovrapposizione l'ottengo quando ho fatto 180 gradi. Nemmeno. Queste qui si sovrappongono dopo 90. Dopo... mi viene dietro 180 gradi. Questa cosa qui, vediamo alla rovescia, io sono a posto dopo 90. Quindi in questo caso qui c'è un C2, un C4, scusate, e in questo caso qui c'è un C2 e quest'altro non ha di simmetria. Eppure sono disposizioni nel piano di pentagoni, ma non riuscirete mai a metterli insieme per avere l'asse di simmetria 5. Per cui i pentagoni ci possono essere, quando significano una simmetria devono essere dei pentagoni non regolari, e se sono dei pentagoni regolari, come quelli che vediamo in questo minerale, non devono essere disposti nel piano a coprire una superficie. Ora qualcuno mi dirà, ma i quasi cristalli
quasi cristalli, ci hanno preso il premio Nobel, no? Qualche anno fa, perché hanno trovato delle sostanze dove la disposizione, tipo cristalliti, disposizione di queste molecole creava localmente dei pentagoni. Quindi, guardati al microscopio, queste strutture potevano essere ruotate di un quinto. Però la simmetria pentagonale era solo e soltanto locale, non poteva essere sull'intero cristallo. Quindi, aveva simmetria localmente pentagonale, ma non reticolarmente tale. E sono stati chiamati quasi cristalli. Però hanno fatto scalpore perché dicevano si è rotto questo dogma della cristallografia. In realtà non era rotto per niente, ma anzi confermato. E questi qui che l'hanno studiato gli hanno dato il premio Nobel. Basta, io non ce la faccio più a chiacchierare, anche perché sono arrivato. Quindi, se volete, potete fare tutte le domande che volete. Sì. Ho visto che a un certo punto sono un po' radunati per bambini seguendo la tabella periodica, cioè nel solfuro ci sono il selenio, il tellurio, eccetera, cioè, che appartengono praticamente allo stesso gruppo della tabella periodica, cioè, indicando quindi che c'è una tendenza alla disposizione spaziale che è determinata dall'appartenenza a un certo gruppo della Sì, tabella periodica. effettivamente segue l'ordine per gruppo, però secondo me è venuto fuori casualmente, perché cioè le parti alte dei gruppi contengono anche gli elementi più comuni, quindi sono stati i primi a essere classificati, cioè lo zolfo, parte zolfo ossigeno, stanno nello stesso gruppo, però sono di classi diverse, cioè solfuri, seleniuri, telluri, eccetera, eccetera. Quindi i solfuri sono stati comunque prima ad essere scoperti. Poi dopo, di simili anche chimicamente, hanno trovato i selenuri e poi i composti di telluri. Quindi c'è, secondo me, forse una mezza casualità dovuta al fatto che stanno effettivamente nello stesso gruppo, ma potrebbe. Conto anche degli elementi di transizione, quando Probabilmente l'elemento dominante è stato proprio la sequenza temporale in cui sono state scoperte queste sostanze. sono particolarmente impressionato perché io ho fatto la tesi di chimica organica inserendo atomi di zolfo, di selenio e poi di telluro ricaricati in una molecola. E quindi questa, diciamo, questa discesa nel gruppo dei calcogeni, insomma, Sì. così era una cosa che mi è rimasta. Francamente non glielo so dire se poi hanno utilizzato un criterio, diciamo, legato alla tavola periodica o temporale. No, cioè, nel senso che è venuto fuori, perché probabilmente Orbene. La prossima sarà facile, eh? La prossima, riconoscimento dei minerali ai nostri giacimenti toscani, solo piacere. Ma le lezioni dell'Unitre? L'ultima per fare una panoramica e vedere le cose. Se la volete fare lì, c'è nessun problema. Noi ci sta una saletta dove ci sentono 16. No, no, ma è
Grazie, è stata lei. Fa piacere, grazie. Allora, facciamo grazie, un... arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera a tutti. C'è qualcosa da vedere dati di minerali? Sì, quanti ne volete? Sì, una collezione mostruosa. Venite, venite. È la sua. Insomma, via. Un bel po' di minerali ce l'ho portato. No, ma io ci sono stata, ecco perché ho lanciato queste idee. Vederli.